Bene, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Nel video di mercoledì abbiamo visto come poter impostare una nostra attività di trading, alcuni consigli utili e consigli pratici per fare attività di trading intraday sui mercati. Vi ho indicato una serie di consigli relativamente a quella che era la scelta del time frame, la logica del perché utilizzavo un time frame un po' più breve rispetto al solito e poi alcuni sistemi di entrata tra i vari possibili, tra cui vi avevo detto di prediligere quello nel pullback o pull up. Ma nel video di mercoledì vi avevo lasciato con un punto interrogativo, cioè come poi andare a gestire un'eventuale operazione di ingresso, e quindi ci mancavano alcuni tasselli a quest'idea generale, dove andare a inserire gli stop loss, come inserirli e poi soprattutto se, come, dove e quando utilizzare il famoso take profit. E poi vi avevo promesso di svelarvi un indicatore che è molto utile per me, che utilizzo in questo tipo di attività di trading. Faccio tante tipologie di trading, ragazzi, non esiste solo una tipologia di trading, ne esistono differenti. Ognuno ha la sua, ognuno ha quella che predilige più di tutti e che è più naturale anche per la sua stessa natura, ad esempio emotiva, o per il capitale a disposizione. Ma di questo ne potremmo parlare per giorni e giorni, ragazzi. Quindi non serve oggi approfondire l'argomento, magari faremo un video proprio a riguardo del trading adatto in versione emotiva. Andiamo invece a guardare questi punti nel video di oggi, cioè dove mettere su lo stop loss e il take profit, quale indicatore poter utilizzare per avere un po' una view generale un po' più chiara su un tipo di strategia di trading intraday sui mercati. Prima di andare sui grafici, iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto. E poi vi ricordo che nella giornata di lunedì 29 alle ore 17 ci sarà la masterclass di XTB con me, che parlerò di Bitcoin, parlerò di quello che il mercato ci sta indicando in questi giorni e quali sono le prospettive. Sempre con un'analisi grafica, ragazzi, quindi non semplicemente di opinioni, quali sono le prospettive, le idee generali che possono che potrebbero accadere da qui a fine anno, dove saremo a fine anno. Per registrarvi alla masterclass di XTB, qui vi lascio il link in descrizione, è gratuita. Alle 17:29 luglio ci sarà il mio intervento. Bene ragazzi, allora siamo sul grafico che vi ho fatto vedere mercoledì. Questo è quello che è successo. Vi avevo indicato dove in real time, a me piace fare in real time le operazioni, ragazzi, perché se noi li guardiamo per esempio anche dopo giorni, insomma, è un po' facile, no, far trading su cose passate. Allora, ho preferito farvi vedere in real time proprio queste operazioni, ragazzi, perché non mi garbava fare il famoso profitto finto. Mi garbava farvi vedere effettivamente come il mercato poi interagisce con quello che noi diciamo, ok? Ed è importante anche farlo in real time, anche se avessimo preso magari lo stop loss, nulla vieta che possa accadere, ma è comunque giusto farlo in real time. Guardiamo il grafico. Allora, qui erano i livelli che io vi ho detto di entrare in pullback. In questo caso è un pull up perché veniamo dal basso per strategie di natura short. Quindi il mercato ci è andato qui, vedete, ragazzi. A questo punto noi siamo entrati in short. Quindi qui è entrata la nostra operazione short di brevissimo periodo. Quindi intraday massimo un giorno e qualcosa, se vi ricordate, vi ho accennato. Ok? Quindi short position è entrato qui all'interno di questa area, circa 10.100, ragazzi. Ok, adesso si tratta di capire come gestiamo questa operazione. Prima cosa, lo stop loss immediatamente da mettere. Dove sta lo stop loss, ragazzi? Beh, lo stop loss lo indica il mercato. Inizialmente ve l'ho indicato qui, quindi intorno ai 10.004, assolutamente un'operazione giusta, ma da quello che sta poi facendo adesso il mercato va spostato, perché ragazzi lo stop loss deve seguire il mercato in un'operazione di trading intraday. Non potete lasciare uno stop loss fisso, va bene fisso per un tot di tempo, ma poi quando il mercato va verso la vostra direzione oppure diciamo fa finta e poi magari va contro, comunque dovete aggiornare lo stop, perché è un'operazione di breve termine, non è un'operazione di lungo termine. Quindi non dobbiamo stare lì immobili, perché dobbiamo uscire da qui a pochissimo tempo, ragazzi.
quindi non serve mantenere fisso lo stop loss. Stop loss lo spostiamo. Al momento lo stop loss andrebbe spostato, ragazzi, esattamente qui un po' più in basso, quindi intorno in sostanza ai 10.002, e ve lo scrivo direttamente, ok? Quindi cancelliamo questa parte qui, 10.002, spostiamo lo stop loss, che poi se volete capire come fare andate a guardare per esempio la struttura dei prezzi, vedete che qui c'è un'area di congestione rilevante per il mercato, ma ha fatto dei massimi, un massimo, vedete ragazzi, fa fatica, quindi io, siccome il mercato sta andando verso la mia direzione, se mi va contro e mi rompe questi massimi esco, ragazzi, mi prendo il mio stop piccolissimo, quindi una piccolissima perdita, ma preferisco perdere di meno che aspettare che poi il mercato vada nella direzione giusta. Chi diciamo opera e fa trading professionale sa che lo stop loss va assolutamente inserito, non dovete avere paura di perdere le operazioni, dovete avere una buona formazione, quindi lo stop lo mettiamo qui, però di conseguenza, ragazzi, c'è anche da inserire cosa? Il nostro take profit, e a tal proposito interviene anche il nostro indicatore, quello che io vi ho detto che utilizzo e che mi aiuta un po' in questa fase, ragazzi, mi aiuta perché c'è una logica di fondo. Intanto vi svelo qual è l'indicatore, e lo prendiamo direttamente qui tra gli indicatori miei preferiti, perché sono le bande di Bollinger. Le bande di Bollinger sono un indicatore molto utile quando fate trading intraday sui mercati con time frame molto bassi, perché non stiamo tentando di prendere dei trend molto ampi, ragazzi, ma stiamo tentando di prendere dei piccoli movimenti, e quindi in questo caso le bande di Bollinger possono darci una mano. Possono darci una mano molto importante, perché questo indicatore è creato proprio per fare quello, ragazzi, per indicarci degli eccessi di movimento, degli eccessi di volatilità. Se avviene questo, l'indicatore di Bollinger ce lo indica. Allora io lo utilizzo a mo' di un indicatore che mi può dare un'idea generale se il mercato sta esagerando, perché cosa succede, ragazzi, in questa struttura di trading? Se il mercato esagera un movimento, io vado a prendere il mio take profit, perché non è un'operazione di lungo periodo ma è intraday, ragazzi, quindi non serve stare sul mercato due giorni, anche se poi magari il trend va a nostro favore e continua nei giorni successivi. Dovete imparare a dividere le strategie. Questa è una strategia intraday che fa solo questo, poi per il lungo periodo, multi day, più giorni, ci sarà un'altra strategia da applicare. Allora, come utilizziamo le Bollinger? Intanto i parametri delle Bollinger non li modifico, perché in questo tipo di operatività non serve dare una modifica ai parametri standard, quindi i parametri default li lascio esattamente identici. Ma come lo utilizzo? Beh, ragazzi, lo utilizzo come struttura di eccesso. In questo caso siamo da un punto di vista short, a me quello che interessa capire è se il mercato continua questo movimento. Vedete, in questa fase il mercato mi ha dato il primo segnale ribassista, che era verso il lato che noi stavamo cercando, quindi siamo in gain in questo momento di poco. A questo punto la banda di Bollinger mi sta dicendo che se il mercato se ne va di nuovo qua dentro, oppure va su questa banda qui sopra, che tra un po' vedrete che scenderà, a quel punto potrebbe essere utile chiudere l'operazione, perché saremo contro trend, non ha senso mantenerla. E quindi avremo intanto un'indicazione importantissima di aggiornamento dello stop, che lo stop potrebbe diventare una specie di trailing stop, ragazzi, legato alla banda, all'upper band della Bollinger, ok? Ma poi abbiamo l'indicazione dove? Sul take profit, ragazzi, perché se il mercato tra un po' ci va a fare questo, ragazzi, ok? Magari qui va su e poi a un certo punto lo vediamo che va giù, boom, e mi fa un breakout della Bollinger come quelli che avete visto qui, vedete? Molto incisivo, molto incisivo. A questo punto io dalla Bollinger riesco ad avere un segnale per prendere profitto al di là di tutto. E qual è questo segnale? È indeciso se facciamo un altro video. Ma no, ragazzi, scherzo, ve lo dico qui. Qual è il segnale? Guardatelo e ve lo faccio vedere se è un trucco. Tricks. Eccolo qui, ragazzi, è questo qui. Se mi fa il break della banda della Bollinger e poi rientra dentro, ragazzi, vedete qui,
quando rientra dentro, quindi quando ha fatto il break, guardate qui, ci ha chiuso sotto e poi mi fa questa candela, per esempio, sopra la banda, take profit alla close della candela. Sì, lo so ragazzi, sembra stranissimo dirlo così, ma è quello è un segnale di take profit perché significa che il mercato ha avuto un eccesso e potrebbe rientrare. E siccome la mia operatività deve essere chiusa da lì a poche ore, in sostanza è quello, inutile stare sul mercato. Quindi, se avviene questo, vedete, io qui non chiudo. Qui non chiudo neanche perché vedete non è rientrata sopra la Bollinger, qui nemmeno, qui nemmeno, qui nemmeno, qui sì. Ok ragazzi, deve fare una close sopra la banda di Bollinger che è andato in breakout. Quindi avremmo preso take profit da questa operazione esattamente qui. E nella nostra operazione che stiamo facendo in questo momento, dove sarà il take profit? Sarà esattamente dove vi ho detto, se il mercato ci arriva, se il mercato ce lo fa. Altrimenti utilizzeremo la banda up di Bollinger per darci una specie di livello di trailing stop, cioè si aggiorna il nostro stop loss fino a quando tenteremo di chiudere un'operazione senza perdere, in break even in sostanza, oppure con un piccolo gain. Vedremo quello che succederà. Ragazzi, vi ho fatto vedere l'ingresso nel video di mercoledì. Oggi abbiamo visto come gestire l'operazione con questi piccoli dettami, piccoli consigli da trader professionista. Andiamo a vedere quello che succederà al mercato, che cosa farà e vedremo se questa operazione è effettivamente fattibile. Ma che bello fare questi video con questo caldo afoso che ci sta devastando in mezzo Italia. Ragazzi, io sono al sud, tra l'altro, quindi potete solo immaginare, ma è utile fare formazione in questi momenti, magari dove i mercati sono un po' indecisi sul da farsi. Per cui abbiamo dedicato questi video di questa settimana a una cosa importantissima, una bellissima tecnica, molto elementare, ragazzi, ci sarebbe da parlarne poi per giorni e giorni, ma chi di voi fa trading sa che la formazione è fondamentale. Io qua vi ho dato alcuni consigli, alcune pillole, alcune cose utilissime che potete già utilizzare, ma preme ricordarvi che intanto non sono consigli finanziari e che comunque al di là di questo tipo di strategie dovete essere estremamente formati, quindi studiate, fate i corsi di formazione, leggete i libri se volete fare trading di natura intraday, perché il trading intraday non è per persone non formate, quindi questo è fondamentale. Bene, io vi auguro buon weekend, noi ci vediamo lunedì per chi di voi parteciperà alla masterclass di XTP e nello stesso tempo ci sarà il video probabilmente dell'analisi ciclica. Non so se uscirà lunedì o martedì. Ciao ragazzi, buon weekend!